Con la Merlo condividiamo gli stessi valori, che sono quelli della legalità, quindi applicazione scrupolosa, precisa e puntuale di tutta la normativa di settore, sicurezza dei lavoratori, i dipendenti che sono considerati. Noi ci riteniamo estremamente soddisfatti della qualità e dell'affidabilità dei prodotti della Merlo, che ci hanno consentito durante questi anni di crescere e quindi di diventare sempre più competitivi in questo settore in continua evoluzione. Siamo arrivati in Calabria, dove a Lamezia Terme visiteremo lo stabilimento del nostro cliente Ecosystem, che si occupa dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti. Qui lavorano ben 6 telescopici Merlo, che si occupano della movimentazione delle diverse tipologie di rifiuto e del caricamento dei diversi impianti. Ma ora andiamo a vederli in azione. L'Ecosystem è un'azienda che opera nel settore dell'economia circolare, che ha maturato sul campo un'esperienza ultra trentennale per la lavorazione dei rifiuti. Ha 6 stabilimenti, fondata nel 1988 da 2 giovanissimi imprenditori, Rocco Aversa e Marchio Tonino, che sono stati lungimiranti nell'avviare questa attività, che oggi fattura circa 50 milioni di euro, oltre 200 dipendenti, 100 automezzi. Un'azienda che opera anche in altre regioni d'Italia, in Sicilia, in Abruzzo, una partecipazione anche in alcune aziende della Lombardia, ha maturato un'esperienza, certificazioni di qualità, sicurezza, ISO 9000, 14000, 18000, anticorruzione, modello 231, rating di legalità. È un'azienda che quindi ha dimostrato sul campo di saper valorizzare i rifiuti. Noi ci troviamo qui adesso a Lamezia in una piattaforma che ha 12 linee impiantistiche per la lavorazione e la trasformazione sia di rifiuti solidi che di rifiuti liquidi, che al netto degli scarti diventano poi materie prime seconde e vengono reimmesse nel mercato. Noi disponiamo di 10 sollevatori Merlo, differenziati uno dall'altro a seconda delle esigenze dell'azienda, quindi questo ci ha permesso di diversificare gli acquisti e di avere più soluzioni per le problematiche che l'azienda ha, quindi un mezzo più piccolo che si infila in un impianto più stretto o un mezzo più con un braccio più lungo per arrivare più in quota. Le diverse attrezzature di cui dispongono i sollevatori Merlo ci permettono una movimentazione più adeguata, più corretta, più rapida e più economica, e quindi abbassare i costi. Per esempio l'utilizzo della benna nella movimentazione, ad esempio, di fanghi o materiale sfuso, così come le forche quando si tratta di gestire rifiuti che vengono conferiti su pallet, oppure anche semplicemente l'utilizzo di un verricello o di un gancio per effettuare manutenzioni su pompe di sollevamento, che in questa azienda sono presenti in notevole numero. Poi ci sono anche delle lavorazioni particolari, ad esempio rifiuti voluminosi tipo il multimateriale, che vengono movimentati invece con una benda standard, con la benda con griffa, che permette una movimentazione di maggior quantità di materiale e quindi un minore dispendio di costi per l'azienda. Tra gli impianti dell'Ecosystem c'è un impianto di soil washing che viene utilizzato per il lavaggio dei terreni contaminati. In questo caso il Merlo si intercala in modo molto efficace grazie alla sua dimensione, alla sua versatilità nel carico, nello scarico dei materiali sia nell'impianto che sui mezzi che conferiscono e che vengono poi caricati per l'esterno. We'll be right back.
Il 50.8 rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente in azienda, è l'ultimo arrivato ma è anche quello che viene prediletto nella movimentazione soprattutto dello sfuso, grazie a una grande forza e ad una benna capiente. La cabina sospesa garantisce il massimo comfort per l'operatore, soprattutto quando lavora su terreni scoscesi. Anche il 3810 e il 33.9 sono ben indicati nella movimentazione soprattutto di materiali più leggeri, però in spazi ridotti e in modo specifico nel carico di mezzi tipo i gran volume, che hanno necessità di movimentazione di materiale leggero ma di grande ingombro. Non è solo acquisire un macchinario, ma poi la manutenzione di questo macchinario e quindi l'assistenza. E visto che noi operiamo pronto intervento, abbiamo bisogno di avere sempre dei mezzi efficienti e senza un'assistenza efficiente tutto questo diventa difficile. Ecco, noi in Over Calabria abbiamo trovato un partner affidabile e quindi che ci ha accompagnato in questo percorso rispondendo in maniera efficace ed efficiente alle nostre esigenze. Quindi questo ci ha consentito di essere più competitivi rispetto ai nostri competitor, proprio perché riusciamo ad arrivare prima, meglio e più preparati degli altri. La differenza non la fa solo la qualità del mezzo, ma la capacità del marchio di esserti vicino il giorno dopo, quando tu hai un problema. L'Over Calabria nasce nel 1977, fondata da mio papà Cosimo, e oggi è guidata da me e mio fratello Gianluca. Nel 1977 mio papà strinse l'accordo con la Merlo e quindi dopo 45 anni siamo ancora qui a raccontare questo cammino fatto insieme alla società Merlo. Viste le premesse, sono cresciuto, dico sempre, a pane e merlo, perché insomma, sin da bambino ero qui in azienda, quindi sui telescopi c'è stata una scommessa in un territorio difficile dove non veniva capito, quindi abbiamo acquisito una fiducia da parte dei clienti importante, che ci seguono, e il futuro del telescopico in una società come la nostra, che è nata con l'edilizia ma poi è riuscita a spaziare in quelli che sono i diversi settori dove il telescopico ha il suo perché, la scommessa è quella di far entrare il telescopico in più situazioni possibili. Ci è riuscito nelle cose più disparate, dal tonno ai panifici, e siamo sempre alla ricerca appunto di nuovi clienti in settori magari insospettabili dove poi il telescopico riesce a risolvere i problemi. Con Ecosystem il rapporto nasce da circa 20 anni fa, nato per la soluzione di una problematica specifica, quindi con la vendita di un roto che ancora hanno in azienda, è l'unica macchina, la prima macchina che hanno comprato e che non hanno tolto più, diciamo, perché è il jolly della situazione, ma poi l'azienda ha iniziato a fare tante altre cose, quindi le macchine sono state diverse e il rapporto con la proprietà soprattutto, ma poi anche a seguire con i collaboratori chiave come Piero, l'avvocato Mazzotta, si è instaurato un rapporto di fiducia. L'aspetto sicurezza per noi diventa fondamentale e strategico e quindi prestiamo grande cura e attenzione anche nella scelta quindi dei macchinari o delle attrezzature, che devono essere di qualità, che devono essere efficienti, perché noi operiamo in settori delicati, no? E quindi da questo punto di vista la Merlo per noi ha rappresentato una garanzia, perché scegliere Merlo significa scegliere la qualità. Quindi il nostro punto di forza non è mai stato il prezzo nel corso di questi anni, ma è stata la qualità, e quindi abbiamo fatto sempre riferimento a dei fornitori che della qualità ne hanno fatto un punto di forza.